Eccola qua, bellissima! La nostra giornata si divide perché le lampughe sono solite mangiare in questi litorali nelle ore più calde della giornata, quindi negli orari che vanno dalle 11.30 alle 14.30. Sembra banale dirlo, ma è così. Qualcuna sporadica la si vede al tramonto, ma sporadica. In quella fascia oraria noi sappiamo che tante volte anche 3, 4, 5 lampughe insieme fanno visita alle canne. Shock leader alla canna, quindi non andiamo a usare i travi, non andiamo a usare nessun tipo di teleferico o altro. Perché? Perché qui in questo mare, a pochi metri da riva, già c'è uno strapiombo importante, quindi a 10, 15, 20 metri da riva abbiamo altrettanti metri di fondale. Cosa ci fa capire questo? Che fare una teleferica, e l'abbiamo provato, quindi non sto qui a dire cose inesatte, facendo la teleferica, che succede? Che quando si avvicinano le lampughe, quando si avvicinano i predatori in massa, tante volte le canne fisse, quindi ancorate con piombo e quindi il finale lì ancorato alla distanza voluta, fa strike. Invece sulla teleferica cosa succede? Che il pesciolino, il cefalotto, la leccia, ecco, innescate, si avvicinino troppo a riva, quindi vanno fuori dalla cacciata del pesce. Quindi cosa preferiamo noi? Mettere 4-5 canne alla stessa distanza, perché le lampughe cacciano in massa e cacciano sulle stesse fasce. Quindi questo ve lo dico su anni e anni di esperienza su questo litorale, e le catture che poi vedete sia in video che ho fatto provare ad Alessio, a Daniele, che non avevano mai pescato in questi litorali, testimoniano che comunque non sto qua a dirvi cose sbagliate. Direttamente sullo shock leader, perché io non cambio modo di pescare. Per pescare le lampughe io uso comunque un filo leggero in bobina, vado a mettere lo shock leader conico. Sulla parte finale cosa facciamo? Vedrete questo primo stopperino sullo shock leader, andrò a salire, ecco qua, vedrete secondo stopper col piombo. Questo perché il pesce col finale, vedete, è lunghissimo, il finale di 2 metri, e passa. Perché questo? Perché in questo modo, una volta che il piombo arriva a terra, lanciamo quindi il pesciolino a 20 metri da riva, nemmeno 30, ma vicinissimo. Cosa succede? Io voglio che il pesce faccia massimo questo movimento, quindi fino a qui, salendo fino allo stopper. Perché questo? Questo è provato anche con la maschera, quindi andando a vedere sotto cosa succede. Io lascio un 2 metri di possibilità al pesce di salire fino allo shock leader. Col 2 metri, 2 metri e mezzo di finale, io so esattamente che il pesciolino lanciato a 30 metri, 40 metri da riva, ha la possibilità di nuotare dal fondo fino a massimo 1 metro dal pelo dell'acqua, proprio perché le lampughe cacciano in questa fascia di profondità. Cosa mi permette inoltre di fare questo? Di pescare col vivo, quindi solo ed esclusivamente col nylon, perché le lampughe, una volta che mettiamo il cavetto, state sicuri che si riduce il 70% di allamata. Cosa mi permette di fare? Che adesso sto innescando ancora col nylon, quindi sto provando le lampughe. Tra un'oretta, quindi arrivando alle 5, alle 5 e mezza di sera, io tolgo il cavetto d'acciaio, il nylon, e vado ad inserire i cavetti, perché da quell'ora in poi so per certo che i serra ci faranno visita. Quindi che succede? Che non pescherò più col vivo, ma andrò a pescare coi tranci, perché qui vado più sicuro nella pesca al serra col trancio che col vivo. Che faccio? Vedete questo stopper che era sotto? Lo alzo su fino ad arrivare all'altro, quindi a creare un joint perfettamente costruito come un trave, e qui andrò a mettere il cavetto d'acciaio, andando a costruire così uno short rovesciato direttamente su shock leader. Short rovesciato che stasera vi farò vedere con l'innesco di un pesce vivo col flotter, e so per certo, come ho detto prima, che rilanciando sempre alla stessa distanza, perché anche i serra in questa spiaggia attaccano a quella profondità, perché qui in pratica sott'acqua fino a 20 metri abbiamo sassolini, poi c'è tutta una distesa di sabbia, un deserto vero e proprio, quindi tutti i pesci vengono sempre a cacciare sotto perché c'è la minutaglia.
Che farò? Farò viaggiare il mio trancio di cefalo esattamente a metà acqua, facendo così. E avrò la possibilità di catturare i serra, così come avrete visto sulla mia pagina Facebook, i serra che ho catturato ad agosto e così come gli altri anni. Quindi speriamo di farvi vedere le catture in diretta, così come avete visto delle lampughe col finale che vi ho descritto. E ragazzi, ci vediamo dopo, sperando di avere qualche bel pesce in campo. Ciao belli! Tranci fatti con la guglia e non col cefalo, guardate come viene bene fuori il trancio di aguglia, bellissimo. Amo rigorosamente fuori, mono amo, perché ecco, ho consigliato io sia Alessio che Daniele, visto che già agosto li ho presi così. I serra non raggiungono proprio, ecco, dimensioni notevoli, con un amo sembrano abboccare meglio. Esca un po' più nascosta, trancio che si muove meglio in acqua e serra che restano fregati così. Eccolo ragazzi, bellissimo, mi sta facendo davvero divertire. Il trancio è salito su, come vedete, eccolo qua che lo spiaggiamo. Ed eccolo qua, grande ragazzi.